Buongiorno, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Oggi farò qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo che non ho mai fatto, ma che ho visto che va molto su YouTube, ovvero il svuota la spesa. Ho fatto una spesa, una delle più grosse che io abbia mai fatto. Io vado praticamente sempre, o comunque se devo fare una spesa grande, vado sempre solo all'Esselunga. Perché trovo che la qualità costa quel pochino di più rispetto ad altri supermercati, ma la qualità è nettamente superiore, soprattutto sulla carne. Perché io ho provato la carne del Lidl, del Penny, dell'Eurospin, ma la carne dell'Esselunga le batte tutte, è proprio buona, 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 buona. Quindi vado sempre lì, in più ci sono i punti. E io amo tutto ciò che ha i punti, accumula premi e cose, quindi io ci vado sempre. In più avevo dei buoni sconto e quindi è l'Esselunga. Ho speso tanto, 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 tanto. Questo è tutto lo scontrino che continua anche dietro. Ho speso 205,98 euro in totale. Questa ovviamente non è una spesa che faccio tutte le settimane. Questa è la spesa, quella del mese, quella dove prendo tutte le scorte possibili, immaginabili e spendo tanto, così poi sono a posto. Anche perché io non sono automunita, non ho la macchina, ho la patente, fra la patente, ma non abbiamo la macchina. Quindi quando mi serve la chiedo in prestito a mia mamma. Quindi per evitare di chiedergliela 357 volte in una settimana, cerco di farmi la spesona grossa una volta, così le chiedo la macchina quella volta al mese per la spesa. E poi se mi serve una o due cose ho il Lidl sotto casa. Però questa è la spesa proprio quella che mi dura, che cerco di far durare il più possibile. Non mi dura mai un mese tutto quanto, però insomma fino per i prossimi 20 giorni. Non dovrò fare, cioè non dovrò vedere il supermercato, ecco, e poi magari dopo io al 21° giorno faccio quei 30 euro di spesa, giusto così, per le cose che mancano. Direi di iniziare subito perché ho la roba da mettere in freezer, se no si scongela tutta. Quindi adesso la cerco perché non so più dov'è la roba, perché ho tre sacchi grossi e quattro piccolini. È sotterrata, tutta ce l'avevo davanti. Benissimo, allora iniziamo con la carne. Ho preso ben 2,5 kg di pollo. Noi di solito non mettiamo mai la confezione intera, sia di questa ma anche di altre tipologie di carne. Non la mettiamo mai nel freezer per due motivi. Primo, perché non ci sta. Il freezer è minuscolo. Non so se è un freezer comunissimo che tante di voi probabilmente avranno, ma non ci sta niente. Non abbiamo il pozzo, quindi dobbiamo cercare di ottimizzare lo spazio. Quindi noi apriamo sempre tutte le confezioni, le mettiamo dentro i sacchetti gelo, chiusi bene, e li congeliamo così, in modo tale da togliere tutto l'involucro e guadagnare spazio. E poi perché una confezione così, se la congeli tutta, poi la devi scongelare ovviamente tutta, e noi non mangiamo così tanta carne tutta in una volta, quindi ci dura di più e non rischia magari di andare a male nel frigorifero perché non lo mangiamo. E la mettiamo nei sacchetti per porzione. Quindi la lascerò qua perché poi dopo il buon Franceschitos va a smistare tutta la carne, insomma. Poi andiamo un po' veloce perché con tutta la roba che c'è, sennò viene un video di un'ora. Abbiamo preso del fegato, pagato 4,16 euro. Io amo il fegato, soprattutto con le cipolle ed è buonissimo. Quando facciamo la spesona grossa dobbiamo prenderlo. Stavolta ne abbiamo presi solo un paio, di solito ne prendiamo due paia o un fettone gigante da tagliare, salmone che cerchiamo di prendere sempre quando è scontato perché costa tanto, senza pelle, ma lì dipende, a volte prendiamo con, a volte meno, dipende quanto salmone c'è nella confezione, quanto costa, in base a quello decidiamo quale prendere. Ah, la salsiccia per fra, questa è salsiccia di suino, 2,95. Io non sono una grande mangiatrice di salsiccia, di solito non la mangio mai, però. E poi la salsiccia piccante immancabile, 3 euro. Poi carne trita, questa qui è mista ed è 700 grammi. E io la carne trita la uso principalmente per fare ogni tanto il ragù, ma non lo faccio quasi mai. Lo faccio boh, una volta ogni 2-3 mesi, veramente poche volte. Oppure per fare per esempio i peperoni o le zucchine ripiene di carne.
che sono molto buone, oppure facciamo degli hamburger, delle polpettine, e quindi serve sempre. Poi un po' di petto di pollo, mezzo chilo, però anche qua sono tantissime fette, noi ci mangiamo in due o tre volte anche, cioè tre volte, perché qua ce ne sono tantissime, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quindi sì. Voilà! Però capite che tutta sta roba in quel freezer lì non ci sta, mentre se togliamo tutte le confezioni si dimezza, lo spazio si dimezza. Poi questo è buonissimo, uno dei miei passati di verdura preferiti, è dell'Orogel, si chiama Verdurì, ci sono carote, fagiolini, zucchine, fagioli, piselli, basta, non vedo altro nella confezione. Ed è comodissimo quando non si ha voglia di cucinare o si ha fretta, perché si mette in pentola, si accende il fuoco e si fa andare così finché non si scioglie. E poi è super buono. E un altro che mi ha fatto scoprire mia mamma è questo qua, della Findus. Si chiama cremosa piselli e zucchine, quindi piselli e zucchine ovviamente. È veramente non buono, di più. È senza glutine anche, quindi per i celiaci ottimo, ed è piena di fibre e proteine. Mi sento tanto... Compratelo! Sì, buonissimo! Ah, e poi abbiamo preso anche un paio di tritato di prezzemolo e basilico. Non so perché ha preso il prezzemolo, dato che ce l'abbiamo già, però non si sa mai. Passerei con la roba da mettere in frigo, così anche lì non si scongela. Allora, abbiamo visto... sono tantissime, lo so. Mozzarelle. Allora, generalmente noi prendiamo quelli della Santa Lucia, che sono per noi le più buone, le più morbide, le più che hanno più latte all'interno, e prendiamo quelle light di solito. Però abbiamo visto questo pacchetto con il prezzo a 3 euro e qualcosa, e dentro ce ne sono 10, quindi c'è la convenienza proprio ai massimi livelli. Arrivando in cassa però ci ha detto che probabilmente questo non è un pacco unico, è semplicemente l'involucro con cui a loro arriva al supermercato, quindi non è una confezione di per sé. Si sono dimenticati semplicemente di aprirlo e di mettere le mozzarelle sfuse nel banco. Quindi in realtà abbiamo pagato tipo 55 centesimi a testa. Sì, abbiamo pagato in totale 5,50 euro, costavano 55 centesimi a testa. E quindi niente, a saperlo magari riprendevamo le nostre Santa Lucia, ma ormai eravamo in cassa, che dici, non le prendi? Ormai prese abbiamo prese, tanto scadono tra un po' a dicembre, quindi finiscono, o meglio, non lo so, in realtà voi probabilmente starete guardando questo video che sarà già a dicembre, ma io in realtà ho preso la buona abitudine di portarmi avanti con i video, e quindi ho video programmati per le prossime 3-4 settimane, quindi questo video probabilmente lo vedrete tra un mese, quindi insomma sono un po' più indietro nel tempo io. Andiamo avanti. Allora, pesto, rigorosamente pesto fresco, che è il migliore, perché io pesti da buona genovese che sono... l'ho detto un po' in siciliano, ma vabbè, ho tutto un mix di accenti, ma non ci fate caso. Non riesco a prendere quello nei vasettini di vetro, non mi piace, quindi deve essere rigorosamente fresco e senza aglio, perché l'aglio non lo digerisco molto bene. Trofi al pesto, un'offerta se non erro, per questo l'ho preso, mi sa. Allora, paprika, prima utilizzavamo quella dolce, adesso abbiamo preso quella affumicata, perché quella dolce non era... sapeva di niente quasi, quindi paprika che abbiamo finito. Poi pane, il pan bauletto del Mulino Bianco, che io anche qua non sono una grande amante del pane, non ho mai mangiato tanto e non ne mangio tanto, quindi lo mangia più che altro Francesco, ci fa la colazione, fa dei toast o la merenda, ed è buono, è molto buono. Formaggio spalmabile, sempre dell'Esselunga. Francesco ha deciso di fare la schiacciata, quindi per noi il Natale è già iniziato a metà novembre. Infatti avrete già visto il video dell'albero di Natale, che voce profonda mi è venuta,
Calcolate che oggi è il 18, o il 19 novembre, l'abbiamo fatto l'altro ieri, quindi ci siamo portati un pochino avanti. Però anche lì, se poi lo facevo a dicembre l'albero, voi l'avreste visto a gennaio il video, quindi abbiamo anticipato i tempi. Ricotta, perché mi è venuta voglia di fare una torta salata di ricotta e spinaci. Fatemi sapere anche se vi piacerebbe vedere dei, non delle video ricette, però mettiamo più dei vlog dove cuciniamo insieme, ci asceriamo, insomma, per fare anche dei video un pochino diversi, perché vorrei spaziare un pochino di più. Quindi fatemi sapere se questo genere di video potrebbe piacervi. Poi abbiamo preso anche lo yogurt, sia questo sia un altro tipo che quando troverò cercherò, questi della Müller che sono buonissimi. E fra preso nocciola, vaniglia, stracciatella e pistacchio. Sempre tutto molto magro. Il frigo mi sembrava ci fosse altro, eccolo qua. Ah, i tortellini, perché voleva fare il brodo. Sì, il brodo. Sì, giusto, i tortellini in brodo voleva fare. E quindi li abbiamo presi, sono questi qua della Smart. Non li ho mai provati della Smart. È arrivato Francesco, si vede? Wey! Quindi abbiamo detto tortellini per i tortellini in brodo. Abbiamo preso anche il formaggio grattugiato della Smart, che dovevano essere due. Sì, una signora al supermercato ci fa: io non ve lo che ce l'avevamo in mano, lo stavamo prendendo. Io non vi consiglio di prenderlo perché sì, appena lo aprite è buono, però poi la seconda volta che lo prendete, che lo rimangiate, guarda, ha già perso tutto, no? Io gli volevo dire, ma lei signora lo sa che deve chiuderlo? Lo sa che deve chiudere il formaggio? Lo sa? No, vabbè, noi già l'abbiamo mangiato altre volte. Questo era un formato convenienza perché sono 300 grammi. Sì, noi prendiamo quelli più piccoli. E costa di meno. Sì, di solito prendiamo quelli più piccoli o anche quelli della Grand Mix, che è molto buono. Però se chiuso bene, sì, non è il formaggio della vita. Non è grana padano, è solo un mix di formaggi. È vero. Sì, però voglio dire, soddisfa i nostri palati tranquilli, senza troppe pretese. Stracchino, sempre Smart, è la marca che costa di meno, già che dobbiamo fare la spesa o la scorta. Poi ho trovato lo yogurt che dicevo prima, è sempre della Müller, ma sono il mix, quelli che hanno anche le cioccolatini, le cosine, le stelline, qua per far merenda. Mi si è rotto tutto anche. Non quindi... credo senza il tuo permesso, perché non te l'ho neanche chiesto. Senza il mio permesso. Sì, perché tu mi hai chiesto. Che sono tua madre? No. Chicles, quelli dell'Erection Vigorous. Alla menta, rigorosamente alla menta. Ah, un altro pesto. Non l'abbiamo comprato oggi, però abbiamo provato il pesto sempre Esselunga, fresco ma bio. È tanta roba, forse anche più buono di quello che vi ho fatto vedere prima. Sì, credo proprio. Costa un pochino di più, quindi quando è in offerta si piglia. Ah sì, ma mia mamma l'ha preso in offerta. Era proprio buono, un pochino più rustico come pesto, cioè i sapori sono più accentuati, è meno liscia, sì, perché la texture. Non è più, non è una crema, ma è diciamo tipo una, ecco. Sì, esattamente. Abbiamo preso la pasta, noi mangiamo quella integrale della Barilla. Abbiamo preso farfalle, i fusilli e gli spaghetti. Però abbiamo voluto provare anche, almeno io ho voluto provare anche la pasta, sempre da Barilla, i 5 cereali. All'interno grano duro, farro integrale, orzo integrale, mais giallo e segale integrale. E abbiamo preso un paio da vedere com'è, se è buono. E così al massimo abbiamo anche quest'altra opzione, quindi... Poi abbiamo preso questi biscotti qua, che sono quelli con cui io faccio colazione e di cui vi parlavo nel video della morning routine. Sono i più integrali ricchi di fibre della Galgusera, formato convenienza 6 più 2, e ne ho presi 3 perché all'interno ci sono i pacchettini e io mangio un pacchettino a colazione, sono 6 biscotti se non ricordo male. Quindi siccome questa è la spesa della scorta del mese, ne ho presi 3, così ho 8 porzioni, 8, 16, 24, 24 diviso 7 fa? 12. No, detto per un po' più di 3 settimane ne ho, quindi ottimo. E via anche questo. Ah, andiamo qua,
sulla verdura, peperoni, peperoni rigorosamente rossi, sono quelli che ci piacciono di più. Poi i broccoli, ne abbiamo presi un paio. Poi banane, zucchine, madonna quante, non so se notate ma sono tantissime, sono un chilo, un po' più di un chilo e mezzo. E soprattutto 253 mandarini, 2 kg e 2. Abbiamo preso le patate del Piemonte, nuova confezione, meno plastica più carta, e a noi questo ci piace. Cipolle sempre del Piemonte, ma qua non c'è più carta, vabbè. Noi amiamo le cipolle, le facciamo in mille modi diversi, quindi ne abbiamo presi 3 pacchi. Abbiamo preso le sfoglie rettangolari della Buitoni, che erano in super offerta per fare appunto la torta salata di ricotta e spinaci. Esatto. Io solitamente per fare una torta salata ne prendo una, però a Francesco piace che sia poi coperta e quindi ne abbiamo prese 2 per fare il sotto e il sopra, per coprirle bene. Ecco, quello che dici tu è crostata salata, non è una torta salata. La torta salata è buona, la crostata salata è più buona. Allora, no, scusa, volevo dire il contrario. È più buona, hai detto che è più buona. Ma sì, ma quando la faccio io. Vabbè, ma smettila. Ho preso un po' di confezioni di affettati. Capito quante? Abbiamo preso, signore e signore, Aia Equilibria, questo è il tacchino. Anche questo senza glutine. Certo, ottimo. Amore. Certo, che ne so. Prosciutto cotto di alta qualità. Non è proprio altissima la qualità di questo prosciutto cotto, ma calcolando che comunque noi la maggior parte delle volte ci facciamo il tosto, comunque viene esatto, cioè è più buono questo. Poi salame, ne hai preso di salame? Ah, 2. No, non ho preso io salame, è caduto nel carrello. Ah, è caduto? Allora, lei non vuole assolutamente prendere salame, ma a me piace. Allora, salame Milano, salame milanese, che non è proprio milanese questo accento, ma va bene lo stesso, e bresaola. E poi abbiamo preso Gouda, sempre qualcuno è caduto anche questo nel carrello, vero? Poi Coca-Cola. Coca-Cola. Per quando facciamo la pizza quella volta ogni tanto. La puzza. Ah, abbiamo preso anche il latte, io lo prendo di solito scremato, questo qua dell'Esselunga, e mi prendo anche qua solitamente la confezione, quella intera, per non dover andare al supermercato mille volte, perché cioè, le cose pesanti le prendo sempre con la macchina. Una confezione così la fai andare in più di un mese, la fai solo due colazioni. Sono 10 confezioni, calcola che un... Ti dura 3 giorni uno? Sì, 3-4 giorni, adesso non so quanto mi dura, però sì, un mese comunque una confezione così mi dura, quindi ottimo. Abbiamo preso il sale per la lavastoviglie, perché abbiamo notato anche che sta perdendo un sacco di calcare, cioè rimane tanto calcare sulle pentole soprattutto, e abbiamo notato che rimane sulle pentole o sulle padelle quelle che abbiamo in pietra, perché poi sui bicchieri, sui piatti non rimane il calcare, quindi non so spiegarmelo. In ogni caso abbiamo preso il sale anticalcare, vediamo un po' di starci un po' più attenti. Boh, non so per quale motivo si riempie di calcare. Poi, allora qui abbiamo la, non mi viene il nome, la Simmental in sottomarca. La carne si chiama sottomarca, si chiama Smart. Si chiama Smart, che è, una che è buona. Che è Smart, sì, abbiamo preso la finta Simmental e il tonno, ne abbiamo presi un po' anche qua per farci durare il più possibile nel tempo. Abbiamo preso l'olio, questo qua, Sasso, vabbè, extravergine d'oliva ovviamente, ed era super scontato, costava 5 euro qualcosa. 5,72 euro. E l'abbiamo pagato meno della metà. 2,67 euro. Meno della metà. E infatti ne abbiamo presi 2, così abbiamo risparmiato e abbiamo la scorta. Poi, passata di pomodoro. Questa qui è dell'Esselunga. Niente di speciale, insomma. Non è una club. Questa è sottomarca, perché non è Smart. Va bene. È una normalissima passata di pomodoro. Molto buona. Cioè, nel senso, è corposa. Poi ho preso il mangiapolvere, questo è un formato gigantesco,
Ce ne sono 400 ml ed è alla magnolia e gelsomino. Poi ho preso degli altri panni in microfibra, sono dell'Arcasa, sono 5 panni, sono quelli che ho già io, che mi vedete sempre nei video delle pulizie, ma ne ho presi altri perché per cambiarli anche più spesso, perché comunque uno per la cucina, l'altro per il bagno, per il gabinetto, insomma si usano in fretta, e quindi ne ho presi un po'. Cotton fioc, sai qual è il segreto? Della Smart, che non è una sottomarca. Esatto. Poi ho preso anche le salviette per pulire gli occhiali e telefono. A mucchina, questo per il bucato, perché mi sta finendo quello della... quello della Nazan, non mi veniva più. E quindi, siccome questo costa praticamente la metà, ho detto proviamolo. E quindi va a igienizzare tutto quanto, visto il periodo, insomma, non finiamo mai di igienizzarci. Poi ho preso il cura lavastoviglie, anche qua per cercare di vedere, di rimuovere un po' di calcare, della Winnis. È il primo prodotto che provo della Winnis, ma ho sentito parlare benissimo di questo marchio, quindi voglio iniziare a provare qualcosina. Com'è? Si chiama? Winnis. Questo qua. Ma non mi ricordo com'è. Ah, sì. Poi, brillantante, questo è il migliore che abbiamo provato, considerato anche il prezzo, perché comunque non abbiamo mai provato quelli che costano il doppio, tipo quello della Finish che mi piacerebbe provare, ma costa tantissimo, ce ne sono altri ma non li ho mai provati, però ho provato qualche sottomarca, insomma, questo è il migliore che ho provato finora e costa una via di mezzo, né pochissimo ma neanche tantissimo. L'abbiamo preso, vabbè, dentifricio. Questo formato da due confezioni della che non è Colgate, è Colgate, che io sappia, cioè, insomma. Ma scusa, era TV quando diciamo... Infatti tutti torta. Dicono Colgate, ma in realtà ho scoperto essere Colgate, come tante altre marche che pronunciamo sbagliate, tipo anche dove lavoro io tutti lo pronunciano sbagliato, in realtà si dice in un altro modo. E poi ho preso, di solito quando vado alle sei lunga ci sono sempre balsami e shampoo scontati, stavolta non c'era neanche un'offerta, quindi ho preso quelli della Garnier, balsamo e shampoo fortificabile, ripara i danni, quindi va a fortificare il capello, che i miei sono fortificati e non sanno neanche cosa significa perché si spezzano e cadono tantissimo. Infine abbiamo preso le uova della Smart, che non è una sottomarca, ripetiamo. Esatto. Che a lui piace tanto. Poi Cottex e carta igienica, 10 rotoli, 2 veli. Questi non sono super, sono molto, è molto sottile come carta e finisce abbastanza fredda perché sono rotoli piccoli in realtà, però costa tanto la carta igienica in generale, cioè degli altri marchi, quindi quella che costa meno. E Cottex, questa va benissimo, cioè normalissimo Scottex. L'unica pecca è che secondo me mettono troppa colla nel primo foglio e quindi poi si strappa un po' male, però poi una volta andato via quello è un normalissimo rotolo di carta assorbente. Direi che abbiamo finito tutto, vi faccio vedere come è sistemato la carne, e perché è un ottimo... Ah già, abbiamo preso anche la Nutella. Ha preso. L'ho presa io, sì, per quando facciamo i pancake proteici, giusto metterci. Io la tua ancora l'ho presa per quando facciamo pizza. Bravo, e niente, vi faccio vedere com'è rimasta la carne e vi faccio vedere quanto spazio va via. Così è un piccolo trucchetto che magari... Ah, hai aiutato tutte le scatole? Vabbè, che magari qualcuno può servire però come trucchetto. Ecco qua, questa è la carne tutta smistata. Carne pesce, vabbè. E avete visto quanto spazio abbiamo guadagnato, perché non so se vi ricordate le confezioni di plastica. Questa era si una... calcola che magari questa roba qua sta in una confezione. Esatto. Poi to un'altra confezione. Quindi abbiamo preso un sacco di spazio e sono divise in porzioni. Quindi quando scongeliamo la sola porzione, qua ci sono due fettine per esempio, esatto. E non dobbiamo scongelare tutta la confezione rischiando che poi magari non la mangiamo tutta e va male. La salsiccia è l'unica, perché tanto la salsiccia o ci facciamo un ragù o ci facciamo un risotto, qualcosa, quindi la useremo. Salute! La useremo sicuramente tutta. Il salmone
salmone, buono. Quindi può essere un buono spunto se anche voi avete il freezer piccolo come il nostro, magari anche, per guadagnare spazio. Anche il coso, come si chiama? Il fegato. Confezione grossa così, cioè. Sì. L'unica cosa, accortezza, è quella di sigillarli bene, di cercare di far entrare meno aria possibile in modo che non vadano male anche nel freezer. Mi sta venendo una voce molto più profonda. E anche di togliere, cioè se tipo c'è del liquido, che ne so, il fegato c'ha un po' di sangue, e non di toglierlo tutto perché anche quello gli dà il gusto, però di togliere quello in eccesso perché poi si congela e poi fa schifo. Esatto, sì, non rimane molto buono. Un angelo. Però, sì, mettiamoci di qua. Però è molto buono, insomma, per ottimizzare gli spazi, ecco. Esatto, soprattutto non far andare a male le cose, dato che si scongela solo quel che ti serve in quel momento e non tutta la confezione. Esatto. Quindi, noi vi salutiamo, che questo video sarà sicuramente già lunghissimo, perché ho fatto, ormai siamo, con le riprese che ho fatto, saremo almeno a una cinquantina di minuti. No, perché mi sa che sono arrivata all'ora di registrato, quindi devo montare tantissimo. Vi salutiamo con il nostro alberello che avete visto nello scorso video, siamo super fieri. Vi mandiamo un grossissimo bacio e al prossimo video. Io non mandate tu. Ciao, bravo, hai fatto bene.